ben ritrovati all'appuntamento con un'impresa in comune. Il programma è ideato grazie alla CNA per un confronto aperto con i candidati a sindaco del comune di Urbino. Inizio presentandovi i nostri ospiti di oggi, a partire dalla mia sinistra il vicepresidente provinciale di CNA Roberto Annibali, Buonasera. tra l'altro urbinate doc, il candidato a sindaco Mario Rosati sostenuto da Cut, PD e Urbino al centro. Buonasera. Il segretario provinciale di CNA Pesaro Urbino, Moreno Bordoni. Buonasera. E il responsabile comunicazione CNA, Claudio Salvi. Buonasera. Iniziamo dando la parola proprio al candidato a sindaco Mario Rosati. Lei si presenta per la prima volta come candidato per questo importante incarico per le elezioni del 26 maggio. Ecco, che idea si è fatto della sua città, come si immagina il futuro? Bene, eh, intanto di nuovo un saluto a tutti i telespettatori e una piccola premessa, tanto per dare un elemento di valutazione ulteriore sulla mia persona, insomma. Eh, per far sapere appunto che eh, io sì, eh, sono qui a Urbino ormai da oltre 30 anni, ma i primi anni li ho trascorsi, sono, sono nato a Cantiano, eh, dove mio padre faceva l'artigiano appunto. E quindi qui nell'incontro in, in CNA mi trovo a casa, mio padre era un falegname. E fino a 14-15 anni insomma lo aiutavo in bottega, quindi so riconoscere un po' dal profumo, dai colori, il legno, le, le materie prime e so fare qualche piccolo lavoretto. Ma no, questo soltanto per dire che, ecco, nelle tematiche di oggi credo di averle vissute magari indirettamente, ma molto, molto da vicino. E quindi, ecco, anche l'esperienza e quello che potrò dire sarà anche collegato a questa, a questa situazione. Urbino, invece. Eh, anche mh, la nostra presenza, la, la, la candidatura eh, mia è sostenuta dalle liste che avete appena ricordato, nasce da un meccanismo particolare che è quello del confronto, quindi non da un diciamo percorso personalistico ma da una dinamica di, mh, di dialogo e questo credo che sia un elemento principale, eh, un elemento caratteristico che... Ehm, caratterizza appunto proprio anche il nostro modo di vedere la città e il suo futuro. Noi la vediamo come una città protesa verso il futuro, dinamica eh, e quindi attiva, eh, che vuole essere un soggetto attivo e non quindi eh, sopportare semplicemente la, la, la situazione. E tutto questo tenendo in, in primo piano soprattutto il benessere dei cittadini, Pensando che l'innovazione sia un elemento eh, principale da innescare nelle diverse dinamiche e, e soprattutto eh, che possa essere utile a rafforzare e rendere ancora più coesa e forte eh, la comunità urbinata, pensando soprattutto ai giovani e alle donne. Questa è la nostra idea di città, se dovessi rappresentarmela anche figurativamente. Penserei a una giovane atleta sui blocchi di partenza con tanto pubblico a fare il tifo. Una bella immagine. Torniamo al titolo di questo incontro. Un'impresa in comune non è casuale. Moreno Bordoni, cosa chiedere a Rosati? Buonasera, Rosati, ben trovato e grazie di aver accettato il nostro confronto. Iniziamo subito con un tema molto caro alle imprese: la tassazione locale. Questo territorio, in una classifica stilata dall'Osservatorio Nazionale della CNA, non risulta tra i più virtuosi. Eh, in, questo, in questa materia. Cosa intendete fare per abbassare la tassazione, soprattutto locale, per i nostri imprenditori, per rendere ta la tassazione più equa e più sopportabile, per poter anche permettere uno sviluppo maggiore dell'imprenditoria? Eh, certo, la tassazione ci rendiamo perfettamente conto che è uno degli elementi che incide no? sulla, sulla produttività, sulla capacità dell'impresa di, di poter crescere. Le amministrazioni comunali hanno naturalmente una, un certo spazio di intervento. Urbino diciamo che non è stato ultimamente proprio tra le amministrazioni che hanno brillato nell'aiutare no? Nell le, le imprese e quindi crediamo che ci sia spazio di miglioramento notevole. In particolare pensiamo alle imprese giovani. No? E quindi anche a formule che possono facilitare l'inizio di, di nuove imprese e quindi eh, ragionare anche su dei periodi eh, che possono essere insomma, nei tre anni, tre o quattro anni, per cui a partire da una tassazione pressoché zero per aumentare magari gradualmente, quindi avvicinarle al livello di, di tassazione eh, diciamo così normale, che comunque va eh, calmierata in qualche maniera perché altrimenti poi si creerebbe anche un effetto dumping. No? Se, eh, non, um, non intervenissimo anche a favore delle, delle imprese già esistenti. Una cosa che vogliamo, uh, però, uh, fare in questo senso è anche quello di incentivare le imprese eh, e quindi creare anche dei meccanismi, soprattutto per quelle che possono essere idee innovative, quindi legate, non so, al free plastic, all'assenza all di ONG, a, a misure di, mh, di assunzione di apprendistato. Ecco, attivare anche politiche attive, insomma, in questo senso. Altro tema molto caro alle imprese è quello della burocrazia, fardello incredibile, molto pesante, spesso ingigantito dalla lentezza della macchina burocratica amministrativa comunale. Qui bisogna intervenire, le imprese lo chiedono con forza, lei cosa ne pensa? Sì, ehm, vabbè, anche per esperienza, diciamo, mia lavorativa personale, mi rendo perfettamente conto che la burocrazia è uno dei nodi eh, che rendono difficile no? lo sviluppo dell'impresa. Eh, a volte sembrano problemi insormontabili, ma ragionandoci appena un po' insomma, le soluzioni sorgono anche abbastanza facilmente. A Urbino, per esempio, manca un ufficio relazioni con il pubblico. No? E questo è un primo aspetto che potrebbe facilitare intanto il rapporto tra amministrazione e cittadini, naturalmente in generale, ma eh, imprese. E uno sportello invece per le attività produttive andrebbe potenziato anche con competenze particolari in maniera tale da eh, ecco, dare effettivamente un supporto molto diretto all'imprenditorialità. E, e Tra l'altro questi supporti crediamo che debbano essere anche fruibili, non solo diciamo così, al centro della città. Noi nella nostra proposta programmatica stiamo ragionando dei borghi, come appunto quelle che sono fino ad oggi chiamate, sono state chiamate frazioni, proprio per riconoscere comunque un valore centrale. E sappiamo che nei nostri borghi urbinati... Le imprese sono ben presenti e quindi occorre dare anche a loro l'opportunità di accedere facilmente alle informazioni e alla comunicazione. Su questo un altro aspetto da rafforzare potentemente è la digitalizzazione eh, della pubblica amministrazione. Eh, questo per permettere appunto ugualmente facilmente dei rapporti eh, e anche il superamento delle distanze, dei tempi e facilitare notevolmente appunto, lo sviluppo dell'impresa. Noi Rosati, per non rendere tutto troppo facile, abbiamo preparato anche qualche domanda dall'esterno, abbiamo un contributo, una domanda alla quale dovrà rispondere. Vediamo. Allora, Commercio Centro Storico, quali sono i programmi su questo importante argomento per la città? Un tema quindi molto caro alla città, cosa rispondere? Dunque,. Ehm... La nostra idea di, di città appunto, prevede insomma, un ragionamento che inquadra la città stessa in una maniera molto organica, in cui tutte le diverse attività, eh, i diversi impulsi e progetti, secondo noi, devono, essere, devono lavorare in una stessa direzione. Pensiamo infatti no, che ecco, lo sviluppo economico debba puntare su più motori. Eh, il commercio, eh, l'impresa, rappresentano uno di questi motori, accanto al turismo, alla cultura, all'università. E la nostra idea è naturalmente che per quello che riguarda il commercio ci troviamo di fronte a una situazione piuttosto particolare perché il mondo proprio del commercio è cambiato enormemente. Oggi gli acquisti avvengono in gran parte online, ci sono grandi centri commerciali. Quindi quello che noi faremo sarà quello di rivalutare, rimettere in moto invece il commercio urbinate giocando sulle sue peculiarità, eh, che sono quello di godere di un centro storico unico, patrimonio unesco e che quindi richiede una riqualificazione del, del livello commerciale, un'immissione anche di nuove idee, di creatività e questo vorremmo attivarlo diciamo, anche con progetti eh, di cogestione con gli stessi commercianti del centro storico, per mettere in campo appunto, idee ed ipotesi di lavoro che siano condivise e quindi in questi termini acquistare eh, molta più forza. Annibali, cosa vorrebbe chiedere al candidato invece a proposito proprio di rilancio della città? Ad Urbino, come nel resto della provincia, la crisi ha fatto chiudere parecchie aziende. Cosa, cosa ha in mente lei per il rilancio dell'economia? Eh, eh, dunque, la domanda è naturalmente importante, eh, nel senso che eh, già guardando qualche dato... Eh, abbiamo visto che negli ultimi quattro anni eh, hanno chiuso 2.000 imprese artigiane e quindi significa che la difficoltà non riguarda soltanto la città di Urbino, riguarda un po' il comparto, riguarda naturalmente tutta la situazione italiana. Eh, dal nostro punto di vista naturalmente si possono mettere in campo delle, delle soluzioni eh, che riguardano naturalmente il nostro, il nostro contesto. La prima, la, la prima ipotesi di lavoro riguarda eh, il fatto di cercare in, in ogni maniera di, mh, di tener conto delle imprese locali, intanto, delle imprese locali, delle imprese giovani e quindi in, in questi termini lavorare soprattutto sui bandi di gara, su quelli che possono essere anche eh, qualificazioni dei soggetti in maniera tale che eh, si possa anche mettere un freno diciamo così, a eh, tipologie di gare che puntano esclusivamente al massimo ribasso e quindi tendono anche a rovinare il mercato, nonché a creare anche problemi io dico, di pubblica sicurezza. Eh, Questo è la, la, il primo passaggio, dopodiché eh, studiare insieme. Come dicevo prima, le nostre liste si sono incontrate in una dinamica di rapporto e di confronto e quindi con CNA, come con le altre associazioni, noi apriamo il tavolo di dialogo e di confronto per individuare tutte le possibili soluzioni da mettere in campo. Poi volevo chiederle cosa si può fare per mettere insieme eh, il mondo universitario con il mondo del lavoro, l'università con il mondo del lavoro. Eh, come accennavo prima, l'università noi la intendiamo come uno dei motori, come uno degli, degli assi portanti della città di Urbino, lo è sempre stata e, e crediamo che debba continuare ad esserlo. La cosa in cui vorremmo differenziarci però è di rapportarci con l'università, cioè considerarla un nostro partner, no? piuttosto che un problema, un, come forse qualcuno ritiene, eh, aprire anche con, con l'università un dialogo molto franco, molto aperto e stabilire quindi un tavolo stabile di confronto con l'università così come con altri soggetti, altre istituzioni importanti della città, Palazzo Ducale, Accademia Raffaello e, e quanti altri. L'università è un, un elemento di possibile arricchimento della, della città e quindi dell'impresa in termini di innovazione, di apporto di creatività, di formazione e quindi da tutti, sotto tutti questi punti di vista noi dobbiamo cercare di coinvolgerla nei processi di sviluppo della città. Eh. Mi rivolgo al candidato a sindaco di Urbino per una domanda che riguarda molto da vicino il mondo delle imprese. Ecco, sul tema delle infrastrutture, che cosa intendete fare per, per la città ducale? Eh, bene, le, naturalmente ecco, lo sviluppo economico nei suoi diversi settori ha bisogno sicuramente di, di infrastrutture. Eh, per quello che, che riguarda Orbino naturalmente ci sono del, degli elementi essenziali eh, quali la, la, intanto il completamento dell'810 no? da Canavaccio su a congiungersi con, con la Bretella, ma eh, chiediamo anche che questa, questo tratto di strada possa invece proseguire fino alla Guinza come effettivo sbocco e, e riprendendo il, il progetto originario. Eh, su altro fronte la stessa viabilità verso Pesaro va sicuramente migliorata, resa più sicura, eh, possibilmente affiancata anche da una ciclabile, no? riprendendo anche i progetti regionali e quelli che collegano Pesaro eh, verso, verso Montecchio. Eh, questi sono i due rami principali. Eh, poi, ipotesi legate al ripristino della ferrovia o ad altre modalità di trasporto, le teniamo sicuramente in, uh, in considerazione, eh, necessitano magari una verifica in più, ma uh, le, le appoggiamo sicuramente. Sul fronte comunque della comunicazione e infrastrutture non ci sono solo quelle diciamo molto materiali, ma crediamo che un'operazione intensa si debba essere svolta nei confronti del potenziamento della, de, delle reti e quindi della banda ultralarga. Oh, eh, un, un altro tema caro anche alla città di Urbino. In parte lei ha già risposto nelle, alle domande precedenti, ma e quello del centro storico, come rilanciare le attività nel centro? Sì, eh, l'accennavo prima, ma ecco, per un approfondimento, la nostra idea, come ho già ripetuto, è, è quella che l'innovazione sia un elemento eh, di, di spinta davvero forte nella città, e quindi in termini di rigenerazione del patrimonio e delle risorse della, della città, delle risorse che le sono eh, peculiari. E con l'innovazione e la creatività legata a, a tutte le scuole, dall'ISIA, all'Accademia, alla, alla scuola d'arte che hanno questa caratteristica, vorremmo dare impulso e eh, anche in collaborazione con l'Università, quindi ecco, ricollego anche ad altre, ad altre tematiche, eh, lo sviluppo di, di start-up eh, e comunque di laboratori o di piccole imprese creative che potrebbero, a partire da un centro di innovazione che vorremmo strutturare in maniera seria, alla data, potrebbero avere poi una fase di sviluppo e quindi insediarsi nel centro storico e quindi animarlo ulteriormente. Come dicevo poi il centro storico di Urbino ha, ha tante particolarità, è un centro unesco, ha delle dinamiche e delle problematiche legate natu naturalmente alla convivenza con gli studenti e quindi va sicuramente ehm, affrontato in un rapporto di confronto anche con la cittadinanza e con il tessuto commerciale. Questo, come dicevo, potrebbe dar luogo ad una condivisione progettuale. Questo è il tema che noi poniamo sul tavolo e che vorremmo sviluppare. Dico in termini di cogestione, eh, proprio in termini imprenditoriali, in cui gli stessi commercianti, artigiani del centro storico possono avere anche. Un, sì, un ritorno anche economico ed impresa nel, nel gestire lo spazio della città insieme naturalmente all'amministrazione. Mi permetto di farle un'altra domanda: uno dei temi che sta riguardando seppur marginalmente, ma ormai anche il territorio del comune di Urbina è quello della sicurezza. Sempre più cittadini sì. si sentono insicuri. Che cosa pensate di fare su questo punto? Sì. Io su questo insomma. Devo riconoscere che il tema della sicurezza nel nostro territorio è un tema, non lo vorrei porre come un'emergenza, perché non credo che lo sia e, e non credo ecco, che i cittadini debbano avere timore insomma, da, da, sotto questo punto di vista. E, credo che la sicurezza nei territori sia da affrontare sotto tanti punti di vista e e credo che il rafforzamento delle comunità sia uno degli elementi più efficaci nel rendere sicuro uh, un territorio. E su questo, come dicevo, uh, c'è tutto il nostro impegno. Naturalmente, alcune misure specifiche possono essere prese. Eh, come l'allargamento del, del sistema di, di telecamere che dal centro storico può essere ampliato anche eh, nelle vie fuori dalle mura, così come anche in alcuni borghi, nei punti più, più sensibili. Rosati, per la promozione del territorio, delle sue risorse, delle sue bellezze, cosa proponete per valorizzare ancora di più nel mondo l'immagine di una città meravigliosa come Urbino? Allora, il turismo... E la valorizzazione culturale della città è uno dei capisaldi del nostro, del nostro programma. A nostro avviso ad oggi è stato un po' lasciato da parte. Quando si parla di turismo, spesso capita no, che ognuno dica la propria, perché insomma, è una qualcosa che uno poi vive anche come turista, no? e quindi, come nel calcio, no? ognuno si sente esperto. In realtà il turismo è una cosa complessa, articolata, che richiede competenze, preparazione e una progettualità approfondita. Deve essere affrontato secondo noi come un vero e proprio comparto economico e quindi che richiede delle politiche a lungo termine e con degli investimenti importanti. Ecco, una piccola battuta riprendendo uno dei temi principali. Prima si parlava dei, dei, dei tributi della tassazione. Una cosa importante è sì, magari una riduzione dei tributi, l'altra cosa altrettanto importante è come poi vengono utilizzati e quindi la qualificazione della spesa in termini di investimento piuttosto che di spesa corrente. Ritornando al turismo, quindi dicevo, occorre. Eh, in, implementare una politica eh, molto ben strutturata eh, che mh, preveda interventi sia di, a breve termine e mh, consentitemi di, di dire anche di piccola scala eh, insieme invece ad interventi di sistema, di rete, eh, di rapporto che riguardano non so, la promozione eh, piuttosto che la commercializzazione, il rapporto con gli operatori del settore accanto però, come dicevo, ad alcuni elementi essenziali che facciano comprendere che la città è una città turistica, dalla segnaletica a degli uffici turistici aperti nei giorni in cui c'è bisogno, ad un ufficio, soprattutto dell'amministrazione, ben strutturato e anche lì con competenze pronte a gestire un piano e un programma importante. Abbiamo trattato un po' tutti i temi che riguardano da vicino la città di Urbino, e uno dei punti che evidenzia proprio la piattaforma della CNA per i candidati a sindaco riguarda anche il rapporto tra territori e amministrazioni locali. In particolare progetti anche condivisi per intercettare risorse comunitarie. Lei cosa pensa proprio di questa possibilità? Eventualmente potrebbe valutare anche delle collaborazioni con comuni vicini come eh, Pesaro, Fano, Gabicce, anche se fossero di altre. Di amministrazione, diciamo, di altri partiti? Sì. Allora il rapporto con i territori, dicevo, è importantissimo e rientra sempre nella logica del dialogo, del confronto con, con chi ci sta attorno. Eh, diciamo che Urbino si trova un po' al confine, no? E' in una posizione che la, lo vede, secondo noi, dover dialogare sia con le città più esposte sulla costa che con l'entroterra, con dinamiche naturalmente che sono diverse, perché poi anche la dimensione della città lo richiede. No? Okay. Quindi sul fronte diciamo così, più costiero naturalmente ci sono tematiche, una delle ultime è quella che è uscita in questi giorni riguardante la cultura. Credo che Urbino debba cogliere tutte queste opportunità, soprattutto dove ha dimostrato delle mancanze importanti e che secondo me sono anche un po' eh, la causa della, della situazione attuale della, della città. Avevamo la possibilità di candidarci come città capitale della cultura eh, anni addietro, oggi si ripresenta, fra qualche anno, eh, ulteriormente questa possibilità. C'è una proposta da parte del sindaco di Pesaro, io dico che va affrontata questa, questa proposta, va discussa eh, perché credo che le opportunità oggi più che mai debbano essere giocate sempre più a livello territoriale. Eh, da soli si va veramente eh, poco lontano. Ecco. L'altro fronte dicevo, invece è quello dell'entroterra eh, e qui Urbino mh, deve giocare un ruolo diciamo così, di maggior generosità. Uh, siamo ad oggi una cittadina ormai che è andata al di sotto dei 15.000 abitanti, 14.400. Abbiamo una ricchezza di istituzioni, di soggetti, l'università, l'ospedale, il tribunale e via di seguito, eh, che eh, sinceramente sono presenti soltanto in grandi città e oggi rischiamo con questo declino eh, di perdere anche queste istituzioni, ma non, dobbiamo comprendere che non le perdiamo solo noi. Perdiamo questo patrimonio che è a disposizione di tutto il territorio e quindi per poterlo difendere e per poter dare eh, opportunità non solo ai cittadini di Urbino ma di tutto il territorio dobbiamo farci capofila di un progetto territoriale in cui politiche e decisioni possano essere anche qui condivise, confrontate e quindi ottenere una maggiore efficacia e forza. Grazie Rosati, grazie per essere stato con noi, per aver risposto grazie a, a tutte le nostre domande, grazie alla CNA, a Roberto Annibali, Moreno Bordoni e Claudio Salvi. Questa puntata di Un'impresa in Comune si chiude qua, ma torneremo a conoscere anche il prossimo candidato a sindaco, quindi ringraziamo anche voi tutti i telespettatori che ci avete seguito, sperando di esservi stati utili per farvi un'idea un in vista delle elezioni del 26 maggio. Vi ringraziamo e vi auguriamo. Buona serata. Grazie.